commentiamo la partita, bella nel secondo tempo, brutta nel primo, Matteassi. Buonasera a tutti. Ma no, brutta nel primo, è normale, all'inizio le squadre si sono studiate, eravamo un po' arrugginiti, però al secondo tempo siamo usciti veramente bene, abbiamo giocato una porta sola, diciamo, veramente veramente bene, mi hanno impressionato anche a me, non pensavo che i ragazzi avessero questo ritmo già alla prima parte di Coppa Italia, sinceramente. Le cose belle del secondo tempo, è un caso Matteassi condursi da Fazzonova? Dursi l'ha già fatto a Catanzaro con il mister, il faccio nuovo, il centravanti, chiamatelo come volete, e ha spostato De Marchi più esterno, che è rientrato solamente adesso, da 4 giorni De Marchi, perché è stato 10 giorni fermo per un problemino al ginocchio. Quindi adesso, quando prenderanno la condizione tutti, sono sicuro che ci divertiremo. Galano e Busellato sono sempre più biancazzurri per questa stagione? Grande Busellato, sono due giocatori, adesso si stanno allenando benissimo, giorno dopo giorno sembra che abbiano sposato il progetto Pescara, l'hanno dimostrato in tutti gli allenamenti che hanno fatto, l'hanno dimostrato anche a parole verso la società, e quindi non vedo nessun problema, anzi anche oggi hanno dimostrato di essere giocatori importanti. Prima di dare la linea studio a Massimo Profeta, io voglio farle due domande, una di mercato e una sulla partita. Pompetti strepitoso, un'individualità sopra le altre. Pompetti si è fatto molto bene, mi è piaciuto tantissimo, però non mi piace molto parlare dei singoli, perché anche oggi ci sono stati diversi giocatori che hanno fatto molto bene, quindi preferisco parlare della squadra e non di singoli. Situazione Rizzo con la Triestina. Rizzo è un giocatore che ci piace, un giocatore che ci interessa, vediamo se riusciremo, insomma, a prenderlo già in questi giorni oppure no. Situazione chiudo, Borrello con il Crotone. Borrello è un altro giocatore che ci piace, ha anche lui tante richieste, sicuramente Pescara e verrebbe anche volentieri, secondo me. Soltanto che bisogna capire, insomma, adesso cerchiamo di fare un centrocampista, poi più avanti faremo qualcos'altro. Massimo, ti sente il direttore Matteassi se vuoi fare una domanda. Sì, naturalmente lo saluto e lo ringrazio. Ciao Luca, vabbè, l'hai detto tu, la priorità è il centrocampista, sicuramente farete qualcosa in questo senso, su Busellato e Galano anche Auteri mi sembra che abbia mostrato una certa apertura, perché ha detto sono due giocatori importanti, probabilmente c'è in loro, ho visto in loro la voglia di rimettersi in discussione. Ecco, la domanda è questa, cioè ti giro quello che ha detto Auteri in conferenza stampa, alla domanda di un cronista, di un collega, cosa serve mister? Abbiamo la necessità, ha detto Auteri, di riassortirci. Che cosa significa, Matteassi? Di riassortirci. Non lo so, chiedetelo a lui. No, però sicuramente, ripeto, piano, giorno dopo giorno stiamo crescendo, oggi l'abbiamo dimostrato, anche il secondo tempo abbiamo giocato veramente a una porta sola, adesso, come ho detto prima, arriverà un centrocampista, poi vedremo se fare qualcos'altro anche davanti, e poi arriverà magari molto probabilmente anche un altro giocatore dietro. Ecco, ti faccio l'ultima, Luca, perché per esempio davanti, tu mi avevi detto qualche settimana fa, probabilmente faremo un'altra punta centrale che magari attacchi la profondità, che abbia caratteristiche diverse ma anche complementari rispetto a quelle di Ferrari, mi verrebbe da dire. È così oppure volete, insomma, anche valutare meglio De Marchi? De Marchi lo conosciamo molto bene, un giocatore che può fare sia la prima punta sia all'esterno, che attacca la profondità. Oggi, come ho detto prima, è stato 10 giorni fermo e quindi si è allenato solamente 4 giorni. Il mister, per metterlo in condizione, sicuramente l'ha fatto giocare. C'è Marilungo, che è bravissimo a giocare con la squadra, ed esperto. Ferrari è un giocatore più d'area di rigore, non è un giocatore di manovra. Quindi lì davanti non farete nulla? No, magari sì, come no. Se accende la vostra offerta? Potremmo fare, però vogliamo. Il campionato è lungo, tra squalifiche, infortuni, non si sa mai. Vogliamo essere competitivi e quindi magari prenderemo un altro giocatore con caratteristiche ancora diverse. Margiotta? Penso di no, perché Margiotta penso che vada all'estero.